prima telefonata risposto io alle 2:38 ore italiane. Mi diceva: papà, c'è un problema. E cosa c'è, Gloria? Ho detto: c'è un incendio. Ma come un incendio? Il fidanzato Marco mi dice che c'erano i pompieri di tranquillizzarci un po', e Che anche non lei era si niente di cercava di grave. tranquillizzarla, però poi è stato drammatico il tutto, insomma. Non era vero. Per noi non era vero. Era un film, era un incubo, ma non era vero. La nostra testa non lo accettava. Poi quando abbiamo visto l'immagine su Rai News, in diretta, così dopo un po', abbiamo visto la grenfie che era in Purtroppo fiamme, era insomma. vero. Ed era vero. Lei ha lasciato i messaggi un po' a tutte le sue amiche, a noi e a una sua cugina, in particolare Giorgia, dove esprimeva dei sentimenti molto, molto importanti, molto profondi, che ora non mi sento di dire, perché sono cose talmente intime, talmente belle, talmente forti, che non mi sento di dire. Non ora, non so se lo farò mai, ma non ora. No, io non saprei cosa dirle, cosa ho dentro. Non saprei descrivere quello che ho dentro. Non lo so. Io sento solo un vuoto grande, grandissimo, immenso, ma non saprei dirle che cosa sento. Sicuramente non ho odio, perché non saprei chi odiare.